l'abbiamo fatta, siamo arrivati al Peñón de Guatapé. E guardate che bello! È molto turistico, però ragazzi guardate che bella la pietra, cioè pensate alla natura, questo pietrone qua in mezzo al lago. E si inizia a salire. Matteo mi ha abbandonato e io salgo sulla pietra, ma le scale sono belle ripide, quindi alla prima rampa c'è già il fiatone. Arrivato al primo Mirador, ma guardate la fatica, le vertigini che mi sono venute su sta scala, terribili. Sono malamente pentita. Però a questo punto vado su, che faccio? Vi faccio vedere la vista, va. Ce l'ho fatta. Sono da qui. La vista è bellissima. C'è ancora una torretta. Vedete? Adesso ci vado. Mai sono andata qui. È una questione di principio. Qui siamo sul Mirador più alto. C'è un sacco di gente. Però bello lo spettacolo. Più bello. Quello è il Mirador più in basso. Queste sono le scale per scendere, adesso vado, spero, nelle scale interne. Per mia fortuna, le scale per scendere sono più interne. Sono queste, sempre ripide, sempre brutte, ma non hanno quella sporgenza che avevano le altre, quindi le mie vertigini sono meglio. La vista qui è schifosissima, sul retro della scala, ma almeno scendo. Perché sinceramente stavo pensando di farla tutta di culo scendendo, che credevo di non farcela, invece mi è andata meglio. Adesso metto via la GoPro e scendo. Ho ritrovato Matteo, il mio amore, mi ha aspettato qui, lo ha fatto aspettare 35 minuti. È stata veloce, non pensavo proprio. Pensavo di doverla andare a prendere. Ho detto qua con le vertigini la vedo male. C'è anche il posto di primo soccorso a metà. Nel paesino turistico di Guatapé, ragazzi, carino, bello, pulito, con un sacco di locali, ristoranti, ci si sente sicuri a camminare, tira fuori il telefono, la GoPro, sembra c'è anche una bella chiesa, adesso ve la faccio vedere, e la fila delle apette, una diversa dall'altra, bello, bello. Questa è la chiesa bianca e rossa. È tutta in legno. Guardate il soffitto. La via con gli ombrelli e siamo arrivati nella plazzoletta del Zocalo. Ma guardate che bella! Con tutti i negozietti, tutto colorato, guardate le decorazioni. È bellissima. Altra strada pedonale carina. Dopo la scalata avevo fame. Brodo di gallina. Si chiama sancocho paisa, no, sancocho de gallina, scusate, il paisa è quello di Matteo che adesso arriverà.
E questo è il paisà, il piatto composto con qualunque cosa. Vabbè, buon appetito, siamo nel difficile. No, qua c'è la scritta di El Peñol, di Morales. Buongiorno amore! Dove siamo? Ragazzi, dove siamo? Qualcuno le conosce? Questa è la Valle di Cocora. E queste, vedete qui, sono le palme da cera. Sono delle palme che raggiungono l'altezza di 60, 70, 80 metri, vivono 100 anni e sono una specie in via di estinzione. E adesso andiamo al Mirador. Abbiamo scoperto, perché siamo di nuovo tutti pieni di morsicature, che in Colombia ci sono lo zancudo cafetero, che è un altro moschito cichito, che vuol dire piccolino, che non si vede, quindi tipo gli hienes messicani, quelli della sabbia, quindi non te ne accorgi e ci hanno di nuovo massacrati le gambe. Quindi stamattina siamo andati a comprare creme e off per difenderci da queste bestie. Adesso spruzzo anche Matteo, forse meglio. Prima di partire per la lunga camminata che durerà 500 metri, torta e caffè. No, guardate che posto! Ciao. Disfrutalo! Vai, ciao! La cosa già più bella qui entrando sono i fiori, tutti colorati, stupendi. To the city streets, we begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's true. Si chiamano palme della cera perché il tronco sembra ricoperto di cera ed è liscio, setoso. Sono sotto la palma, guardate, 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 guardate. Nel parco poi hanno messo tutte queste sculture, lassù c'è la mano, qui c'è questa testa di donna per fare le foto e per renderlo ancora più scenografico. Lì c'è la Willis, i fiori, la scritta, però è veramente veramente carino, tenuto benissimo. Lasciamo la Valle di Cocora, però soddisfatti. È stata una bella esperienza, ne valeva la pena, veramente bella, particolare. Sì, un posto che comunque è diverso vederlo dal vivo piuttosto che vederlo in foto. Quindi siamo soddisfatti, abbiamo fatto il giretto corto di un paio di chilometri, ma si vedevano tantissime palme. C'era questo qui il tempo è sempre così nuvolo con questa specie di pioggerellina, ma è proprio la caratteristica di questo posto. Quindi dopo la passeggiata per vedere le palme. Gracias.
E qua abbiamo la trota e la cassuela di marisco. Quella roba verdina che cos'è? Dimmi che cilantro. Mi ero dimenticata di farvi vedere dove abbiamo dormito questa notte. È il parcheggio di questo ristorante Meraki. Qui. Però tranquillissimo. Un po' incasinato il posto, ma tranquillissimo, abbiamo dormito benissimo. Grazie. Vabbè, sull'autostrada è normale, no, trovare gli asini. Si sposta. Puoi anche suonare, ma... questo. Ma se ti sposti un po', pelino. C'è un vento più a destra. No, ti sposto un po' più. Anzi, ancora più in mezzo alla strada. Vabbè, è tutto normale. Non ci passiamo. Vabbè. Vabbè.